ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno. È un po' che non faccio un video, perché sabato e domenica non ho avuto tempo, non ho fatto neanche il video della nazionale, della bella vittoria della partita della nazionale. E spendo due parole e poi facciamo un video, parliamo un po' di questa attesa che abbiamo noi juventini, di mercato, di eccetera eccetera. Nazionale, a me è piaciuto tantissimo, ho visto una squadra di calcio, la dimostrazione che ci vogliono i giocatori forti. Io non nego, io vorrei tutti i giocatori forti nella mia squadra, però questa è la dimostrazione che delle volte, ma l'hai visto anche con Chelsea, Manchester City, no? Delle volte anche una squadra con meno campioni, però con un gruppo unito e che si aiutano tutti l'un l'altro, tante volte vale più di una squadra che c'hai piena di fenomeni e ognuno pensa ai suoi record personali, no? Perché può succedere questo. Con questo non voglio dire che non voglio i campioni, no? Cercate di capire il discorso. Io ho visto una squadra, l'Italia, una squadra unita, compatta. Non ce n'è fenomeni, ditemi un fenomeno che c'è nella nazionale italiana. Non ce n'è. C'è dei buoni giocatori, dei giocatori normali in altri reparti. Però io ho visto una squadra, vero, giocavamo contro la Turchia, non ha fatto vedere niente che la Turchia, però a me è piaciuta molto. Io penso che l'Italia può essere veramente la, come si dice, la rivelazione di questo europeo, perché tante volte siamo partiti un po' favoriti, abbiamo sempre fatto schifo. Questa volta non ci dava una lira nessuno, secondo me se continuano con questo entusiasmo qua si può arrivare in fondo. Io non dico vincerlo, però io l'Italia fra le prime quattro ce la vedo. Adesso vediamo con la Svizzera, vediamo altri test più importanti, vediamo. Però io sono molto fiducioso, mi è piaciuto il gruppo che è riuscito a creare Mancini, un gruppo solido che ci aiutano l'un l'altro, che sputano sangue in campo, e mi è piaciuto, con un bel gioco da parte di tutta la squadra, un gioco corale, secondo me, a meno che non si mutano la testa, andremo avanti bene in questo europeo. E chi lo sa, tutto può succedere. Se ha vinto il Portogallo quella volta, può vincere anche l'Italia. Detto questo, torniamo un po' alla Juve. Allora, voi sapete benissimo che io ero contrario al ritorno di Massimiliano Allegri. Contrario per vari motivi, inutile che sto qua a rispiegarli mille volte, però detto questo, io spero che Allegri mi faccia ricredere e sono pronto a dire: oh, mi sono sbagliato, chiederò scusa ad Allegri. Allegri è un grande allenatore, dirò. Se fa quello che deve fare. Però, visto che si dice che è stato preso dalla Juventus, ha rifiutato il Real Madrid perché era stato chiamato al Real Madrid, ma io poniamo il caso che lui sia veramente stato chiamato dal Real Madrid e ha rifiutato, per me ha rifiutato perché si è cagato addosso, perché lì a Madrid non gliene frega nulla di tutte queste cose qua. Loro vogliono vincere e soprattutto vogliono vincere in Champions, e se a Madrid fai 3-4 partite come le facevano alla Juventus, c'è la pagnolata bianca e fuori dai coglioni. E lui, secondo me, non se l'è sentita, se è stato chiamato non se l'è sentita per questo. Ritornando a quello che disse Tevez, il cagon si è cagato addosso andare in una piazza come quella di Madrid, una piazza difficilissima, soprattutto adesso, tra l'altro, che c'è da ricostruire, no? E allora,
si è cagato un po' addosso, allora ha detto cazzo me lo fa fare, mi vuole la Juventus, tanto lì se vinco lo scudetto sono tutti felici e contenti, la Champions speriamo, se non la vinciamo tanto lì non c'è problema, Agnelli a Elka non gliene fotto un cazzo della Champions League, quindi va bene così, tanto noi in Italia possiamo fare tutte le pannolate che vogliamo, che ad Agnelli a Elka non gliene frega nulla, loro pensano al dio danaro, basta. La cosa che mi preoccupa tanto è che visto che lui a quanto pare sia tornato con ruolo oltre che da allenatore da manager, quindi scavalcando un po' sto Cherubini che per me di calcio ne capisce tanto quanto Paratici, no? Che poi capiranno anche di calcio, ma un conto è capire di calcio a Foligno, un conto è capire di calcio Paratici a Piacenza, che lui è di Piacenza, dove era, alla Sampdoria, eccetera, un conto alla Juventus. La Juventus è tutta un'altra cosa. Io penso che Cherubini non ci porterà nulla di nuovo di quello che ci portava Paratici, almeno credo e spero di sbagliarmi anche qua. Ieri eravamo in live da Francesco Spaccacalcio, a proposito complimenti a Francesco per aver portato l'Elena, che è una ragazza che capisce molto di calcio, e poi Cherubini, Chirico, quindi complimenti Francesco. Come ha detto anche Chirico ieri, Cherubini sarebbe il vice del vice, cioè è andato via Marotta, è subentrato il vice di Marotta che era Paratici, va via Paratici, subentra il vice di Paratici, questo è il vice del vice di Marotta. Ma di che stiamo parlando? Sono completamente d'accordo con Chirico su questa cosa qua, non ero d'accordo su Ronaldo, su altre cose, ma su questa sono completamente d'accordo. La Juventus ha bisogno di un direttore sportivo con le palle. E a quanto pare Allegri, visto che c'ha sto ruolo da manager, dovrebbe fare le veci tipo di un direttore sportivo anche, no? Dire voglio quello, vendimi questo, e poi Cherubini eseguirà gli ordini di Allegri, diciamo, tra virgolette, no? E fin qui dice, vabbè, in Italia non è mai successa una cosa del genere, un allenatore manager, la novità, ci può stare. Ma se fare l'allenatore manager vuol dire riportare a casa Pjanic, riportare a casa De Sciglio, comprare 40 milioni Locatelli, Donnarumma per me hanno fatto la cazzata più cazzata che non potevano fare, avete visto quella merda di Szczęsny anche ieri, è un portiere di merda, non c'è niente da fare, ma va bene così, io so, per adesso non dico niente, sono in attesa io di vedere la squadra che creerà il vostro Re Allegri, voglio vedere la squadra che sta creando, che adesso sono voci, quindi non posso dire nulla, perché adesso magari mi incazzo per il ritorno di Pjanic, Pjanic non ritorna, spero, ma a quanto pare che sono vicini, io mi vengono i brividi, però a quanto pare, io spero di no anche questa, spero di no, quindi dopo quando vedrò il mercato, vedrò il tutto, poi saranno cazzotti a non finire, ma cazzotti a non finire. Quindi io resto fiducioso e sono lì alla finestra. Sono lì alla finestra, guardo, scruto, ascolto qualche notizia che mi arriva. A me mi hanno assicurato che arriva un attaccante forte, mi hanno detto anche il nome, ma non voglio dire perché io non voglio dire più... Me le tengo per me, basta, perché tanto dopo quando dici una cosa, ma che la dici anche prima degli altri, gli altri te la mettono a quel posto, perché no, qui, pum, pam, perché ne hanno nominati 8200, no? Quando la sbagli, sei un cazzaro, allora non me ne frega un cazzo. Io le cose me le tengo per me, posso dire la cosa velata così, ma a
me mi hanno detto che arriva un attaccante forte, poi, e so, mi hanno detto anche il nome, poi magari un giorno vi farò vedere la data del messaggio quando mi è arrivata, e se arriva e basta. Comunque, io sono alla finestra che attendo, che spero che veramente la Juventus faccia un mercato degno, spero che non siano così. Io non ho niente contro Locatelli, però per me andare a pagare 40-45 milioni Locatelli è un'eresia. Per me Locatelli a oggi, ovvio, a oggi, ha fatto bene nel Sassuolo, però ha fatto male a Milano. Per me a oggi è una buona riserva per una squadra come la Juventus che punta alla Champions League. Intendo questo. Per il campione di allenato italiano può essere che va bene. Però io Locatelli 40-45 milioni non li spenderei mai, perché per me resta una buonissima riserva, punto. Spero che arrivino due centrocampisti, che arriva sto terzino sinistro una volta per tutte, perché poi ci ricordiamo Alessandro con Allegri, già poi anche senza Allegri e ormai Alessandro è un giocatore finito per me. Io spero tanto, io spero nel terzino due centrocampisti in questa punta forte che mi è stata detta. Quindi aspettiamo, vediamo. Deve arrivare fine giugno, perché dal 1° luglio parte il mercato. Pare che ci siano da fare 100 milioni di plusvalenze. Andare a fine giugno, non lo so se faranno con Ramsey, se faranno con Rabiot, con Bernardeschi, non lo so, sanno loro che stanno facendo. Vediamo cosa succede. Per adesso non c'è nulla da dire, era solo così una chiacchierata. Io sono alla finestra a scrutare quello che stanno facendo e c'ho pronto sempre il cazzotto sul furgone. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.